prendi nota. Ogni mercoledì alle ore 20 esce il nuovo video di Dado Bugs. Sai di volerlo vedere. Ogni mercoledì alle 20. La solitudine è uno stato d'animo. Non conta il numero di persone che sono intorno a noi. Non conta quante sono, esse non eviteranno mai di sentirci soli. Oppure si può essere solitari, come sono io in questo momento, ma percepisco il mare, il cielo, la spiaggia, il sole, il vento. Percepisco te. Mi riempite l'anima. E non sono solo. Non siamo mai soli. Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico, sono io che guido, io che vado fuori strada, sempre io che vago. Non è mai successo che vagassero per me. Questa è la mia vita. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Un saluto a tutti amici del web, sono Dado Bugs, benvenuti in questo secondo vlog esterno. Siamo su una spiaggia sul Mar Tirreno. Abbiamo visto nella clip precedente l'alba alle mie spalle, qui sul Mar Tirreno l'alba viene sulle montagne e sul mare c'è il tramonto, però ho reputato comunque più suggestivo inquadrare il mare e non costantemente l'alba, perché sebbene parleremo dell'alba, reputo più suggestivo questo scenario rispetto al precedente. Il concetto di alba è molto affascinante e ci accompagna tutti i giorni, senza che ce ne rendiamo conto talvolta, cioè il sole periodicamente sorge e fa iniziare nuovi giorni. Il concetto è chiaro per quanto riguarda la natura, però spesso non ci rendiamo conto che il concetto dell'alba vale in ogni cosa. Nei videogiochi, per esempio, cosa ci può insegnare l'alba? Spesso e volentieri sento dire, troppo spesso, questo è stato il motivo perché mi ha spinto a fare questo video, ma i videogiochi PC, i videogiochi in generale, stanno morendo, sono morti. No, non sono morti. Stanno attraversando una notte. Tutti sappiamo però che per avere una nuova alba c'è bisogno che prima ci sia la notte. Ed è questo che succederà nei videogiochi, cioè nei mezzi di comunicazione, nei media come la radio, come il cinema, diciamo più il cinema che la radio, i media periodicamente il mezzo ha bisogno di reinventarsi. Abbiamo visto nel cinema per esempio che da bianco e nero ha acquisito il colore, da muto è diventato con il suono. Diciamo che con i videogiochi l'evoluzione è molto più rapida e con tempi molto più ristretti, e le generazioni quindi di videogiochi cambiano molto velocemente. E cosa rappresenta il passaggio tra una generazione e l'altra, tra un'epoca e un'altra dei videogiochi? È molto semplice, è molto chiaro: le generazioni di console. È così, è stato così sempre. E i videogiochi, dopo il crollo dell'Atari, crollo davvero aspro, di cui ne ho parlato in un altro video, sono riusciti a riprendersi alla grande, tant'è che abbiamo conosciuto delle generazioni vivacissime come quella della PlayStation 1, come quella della PlayStation 2, e siamo nell'epoca della PlayStation 3, per capirci, ovviamente tutte le altre varie console, ma no, per contestualizzare il periodo, ovviamente il periodo della PlayStation 1 è anche quello del Nintendo 64, così come quella della PlayStation 2 è anche l'epoca dell'Xbox, così come l'epoca odierna è sia della PS3 sia della 360 sia della Wii, eccetera. E quindi cosa dobbiamo attenderci? Dobbiamo essere assolutamente speranzosi, perché il mondo dei videogiochi semplicemente sta attraversando un periodo di transizione, una notte che porterà all'alba, a una nuova alba di una nuova generazione di videogiochi presto, quando il mezzo saprà reinventarsi, e molto probabilmente con l'annuncio della PS4 e della nuova Xbox probabilmente potremo assistere a una nuova alba per quanto riguarda i videogiochi. Come dicevo, il concetto di alba ci accompagna in ogni cosa che facciamo, ci accompagna giorno dopo giorno, ci accompagna nelle meccaniche economiche, ma anche nella nostra vita. Nella nostra vita non ci sono console nuove che escono, questo è chiaro, ma nella nostra vita ci sono
nuove esperienze che iniziano, come l'inizio di una nuova scuola, il cambiamento di città, l'inizio di un'esperienza accademica, l'inizio di un'esperienza lavorativa, ma anche e soprattutto l'incontro con determinate persone. Con determinate persone, generalmente persone che ci fanno conoscere l'amore, no? È l'incontro con queste persone che determina l'inizio di un nuovo giorno, metaforicamente parlando, di una nuova vita. E questa è la cosa bella. Io avevo promesso di parlarvene in un video. Quello che io penso delle vite, io credo che una persona viva più vite nella stessa vita, o più giorni, metaforicamente parlando, cioè vive una vita fino a quando poi non succede un qualcosa che determina un tramonto di quella vita, passa un periodo di transizione e poi c'è un altro evento che scatena l'alba di una seconda vita, come può essere per esempio la fine di un amore, un periodo di transizione appunto, e poi l'incontro con una nuova persona che determina l'alba di una seconda vita. Ed è questo, quando io parlo anche nella lettera a Cecilia per esempio dell'addio, quando dico incontrarti in un'altra vita, il concetto di un'altra vita non è di reincarnazione, ma è di un'altra vita, nel senso come in un altro mio periodo della vita, quindi non tra un anno o due, non so specificare il periodo, ma so dirti in un me diverso. Se analizzate la vostra vita vi renderete conto che ci sono dei passaggi epocali. Spesso diciamo che no, il nostro concepimento è quando siamo nati, però ci rendiamo conto che nella nostra vita ci sono diversi giorni in cui siamo riconcepiti, appunto iniziamo una nuova frazione, una nuova vita nella nostra vita. Un libro che ho adorato tantissimo, quelli che ho letto negli ultimi 4-5 anni, è stata La solitudine dei numeri primi di Giordano. Questo splendido libro che consiglio tutti alla lettura assolutamente. La solitudine dei numeri primi perché? Perché Mattia si rende conto che lui ed Alice sono come due numeri primi gemelli. Due numeri primi gemelli sono per esempio il 3 e il 5, cioè dei numeri primi che tra di loro c'è solo un numero pari, e lui dice che loro due sono come due numeri primi, cioè vicini ma non abbastanza per toccarsi davvero. E questa è la solitudine che spiega Giordano. Potrei dire una delle scene narrate nel libro più belle, secondo me una delle più belle in assoluto che abbia avuto l'opportunità di immaginare. Mattia è un genio della matematica e va a lavorare in un paese nordico, e c'è questo gioco con il padre. Quando si sentono al telefono, il padre gli dice sempre: l'hai vista l'alba? E lui, che non ci va, non gli interessa minimamente svegliarsi presto per vedere l'alba. Un giorno torna in Italia e rincontra Alice, ed è l'ultimo vero loro incontro. E quando torna poi in Danimarca, arriva presto la mattina e ferma il taxi e dici: mi lasci qua. Mattia, che aveva avuto sempre una vita inquadratissima, si fa lasciare dal taxi in mezzo alla città e guarda l'alba, e vede la prima alba della sua vita, e oltre che descritta benissimo, è bellissima l'immagine, è fantastica, cioè è formidabile pensare come, almeno questa è la mia interpretazione personale, Mattia capisca che Alice è l'alba della sua vita. E questa è la cosa bellissima di questa scena, e che appunto ci fa capire come l'alba rappresenti appunto l'inizio di una nuova vita, comunque legata a quella precedente, ma con una persona in più. E a questo punto cos'è quello che vi consiglio di fare? Di pensare: voi nella vostra vita quante vite avete vissuto finora? E di ragionare se ora, in questo frangente, c'è una persona nella vostra vita. C'è una persona che o ha rappresentato o rappresenta l'alba. E se questa persona esiste, voi, a differenza dei numeri primi, non siete più soli.
Come dico spesso, come dice Aristotele, penso che l'amore sia un'anima in due corpi. E io dico spesso che l'unica maniera per vedere la propria anima è negli occhi della persona che si ama. E io ho visto la mia anima, dopo tanto tempo, il 21 agosto, ed è stato un attimo bellissimo. Ora ci sono diversi altri attimi che ora non vale la pena dire, o meglio, vale la pena.